è buio. Siamo qua. Mamma mia, che sono? Vabbè, non c'è nessuno. Riuscirò già a raggiungere Luca. Adesso metto un po' qua. Non siamo. Dindon. Ma chi è? Oh, ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao Luca, se mi vedi con un vestito Prada, però un po' rovinato, semplicemente perché ci avevo messi Messi. Ragazzi, venite a fare una doccia! Ti sporchi! Ci avevo messo tanto tempo per venire qua all'America. No, infatti questo è in Italia, vero? In Sardegna siamo, cavolo. Ah ragazzi, ragazzi, io volevo che veniva qualcuno, quindi vi ho già preparato le stanze. Tranquilli. Questa è la stanza di Salvo. Vieni Salvo. Questa è la mia. Grazie. Ok, la stanza di Sassi. Vieni Sassi. Vieni Sassi. Luca, non so come mettermi in vestito a lavare, ok? Sì. Altro. Aspetta, aspetta, Sassi, aspetta a vedere. Aspettiamo Salvo. Dove è la lavatrice, aspetta? È sotto. Dobbiamo lavare, Sassi, perché sono tutti sporchi. Salvo, vai a lavare i tuoi. Sassi, Sassi. Fatto. Non so perché, ma ogni volta che mi cambio vestiti è presente un occhietto di TikTok, delle lenti a contatto, così punti tipo una mano, mi rendono gli occhi. Sì. Ok, sono un po' così. Aspettiamo a Sassi. Sì, mi prendo così, diventa tipo così tutto bello. Questo comunque è vestito Gucci, Sì. Perché ti dico, io sono ricco, semplicemente non sono ricco quanto te, perché non si permettere un villone grande due metri, però comunque sono più sempre ricco da permettermi le cose utili, cioè quella figa, pure io ho i miei soldi, pure io ho i miei snitch. Ma quei vestiti erano miei. Vabbè. Ci siete? Sassi? Sassi ha avuto un po'. Sta bene. Non guardate. Luca, guarda che. Raga, ma c'è qua che scorre, raga. No. Salvo, vieni! La doccia era accesa. Me la posso guardare meno. Ce l'ho infinita! Vabbè. Ok, Sassi, non è questa la tua stanza, vai via da lì, è lo studio per me. Per te! Raga, è lo studio questo, è per me. Via, via. Allora, questa è la stanza di Sassi. Ah. È abbastanza femminile però. Ma aspettiamo la femmina qui. A sto punto aspetta. Scusami Luca. Ragazzi, lo studio questo è per noi. Ma una cosa. È per streamare, però dobbiamo stare da soli. Sì, però una cosa, ma cosa ti usa di 1000 monitor solo per persone, scusa, a questo punto fai diventare quella stanza per Sassi, cioè poverino, i veri stanze femminile no, perché la stanza per Sassi è quella l'unica che avevo. Ok, hai bisogno di altre stanze Luca? Sì, la mia, la puoi vedere? Vabbè.
1, 2, 3, vai. Bella la stanza, Luca, veramente. Sì. Qua dentro come c'è? Una cantina. Sì, quella è la cosa dove vado. Cioè. Luca, ascolti il tuo blu. Vai in cantina. In cantina. Intanto sono il capo della casa, mi posso cacciare. Vai in cantina. Molto buono. Intanto ti sentivo là nella foresta che ascoltavi il tuo blu. Oppure lo cantavi. Stacca, stacca! Ci hanno scappato! No. Ok ragazzi, volete qualcosa da mangiare? Allora, secondo allora, praticamente quando ancora Luca non aveva tutta questa roba, andava a casa sua ed era una nonna. Ogni volta mi diceva hai mangiato. Io dicevo, ma porco duro! Ma sei una nonna! Io so se ti sconsiglio di mangiare. No. Sono questi due rotoli. Sono 2 chili di salsiccia. Li vedi pure tu che sembra dei serpenti. No. Poi che ne sai? Tenete! Cioè, potrebbero essere anche dei piselli, che ne sai? Ma io non mangio sassi, guarda quanti panni, mi diventi un ciccio bomba, tipo tutto senza più nell'indire per il tuo peso. No, tranquillo, una medicina che ti fa tipo questa se è capita. Cassi, io non lo sconsiglio, io non potevo fare più rine di seccatura. Una cosa, Luca. Se si diventa secco fa tutto le piante secche muore, perché le piante secche muoiono senza l'acqua. È la stessa cosa anche con l'essere umano. Etna. Questa era una battuta che mi sa che non dovevo fare, Sassi. Concordi? Beh, via dalla casa. Andate via! No! Vai in cantina a cantare tuo blu. Andate in cantina. È in cantina, bimbo di auto blu. Ah sì, io ti chiudo la stanza a chiave. Fatto. Via. Via, Sassi. Ho chiuso la stanza a chiave, mi dispiace. Ah, io rompo il vetro. E io ti ammazzo. Sai a meglio. Via. Raga, ti sto Luca, mi chiede comunque se ti sta mettendo il copyright. Sì. Qualcuno ha messo in piazza Paki e Shiba. No, no. Faccio finta la canzone del gioco. Cioè, dell'edit. Se YouTube lo sa. Che scemo. Abbassiamo la musica. 1, 2, 3. Ok. E ragazzi, che volete fare? No, raga, veramente, però non dovete dire queste cose. Va bene. 1, 2, 3. Sì, raga. Questo. E niente. Saluto Antonio. Ma sei una rana! Ma sei una scimmia! Ma sei una scimmia! E niente! Saluto a Doio! Perché è una scimmia! Una scimmia! Beh, aspetta, non dice batteria! Oh! Tipo che stai facendo cose. Scusami, che hai fatto? Che risata è? Perché tu fai sempre? Appunto, allora, è una risata mezzo scimmia e una risata mezzo così sporca. Anche. Oh, cavolo. Vai, uno, due, tre.
Aspetta, sì. E tu fai un'altra cosa del genere, ti prendo a pugni così, guarda. Ti giuro, ti prendo a pugni così come Tarzan, un calcio volante ti uccido, guarda. Fai un calcio volante, faccio pim pum pam, un calcio volante. Pim pum pam. Aiuto. Pim pum pam. Aiuto. Sì. Pim pum pam. Allora copiato da aspetta, non fare una cosa. Pim pum pam, scopito pa. Quando ti guarda Kung Fu Panda, ecco, mamma ti dice basta, guarda Kung Fu Panda, calcio volante più pim pum pam, pim pum pam. Tu sei sotto il dettino, ma tua mamma ti fa pim pum. Fermi un secondo. Ok, no, mi sto calmo. Cacciamo un pam. Dai, raga, basta, non fa più ridere. Guarda. Raga, no. Non fa più ridere. 2 sono. Devo aspettare. No, ciao.